Un'altra con Giuseppe Cocca, che è medico chirurgo, ideatore della nuova igiene naturale, esperto di alimentazione, digiuno, terapia e PNL, e sua figlia Gemma Cocca, designer e architetto di interni, creatrice di contenuti digitali. Insieme avete fatto tantissimi webinar che sono in rete, molto belli, mi sono piaciuti, ho detto sul sapore del sapere vi vorrei entrambi, quindi ci parlerete di dieta chetogenica e sequenziale. Già il titolo è bellissimo, poi dieta chetogenica in questo periodo, tutti che parlano di chetoni, di dieta chetogenica, andiamo in chetosi, ma che bella la chetosi. Parliamo e approfondiamo il discorso con voi. Io tra l'altro saluto gli amici di Sapore del Sapere che si sono collegati e tutti quelli che si collegheranno in futuro, perché l'evento è registrato ed è su YouTube. Quindi vi passo la parola. Giuseppe e Gemma Cocca. Ciao. Ciao Rossella, ciao a tutti e benvenuti in questo webinar. Un saluto a tutti. Ok. Allora, oggi dieta chetogenica e dieta sequenziale. Partiamo dalla chetogenica? No, partiamo dalla sequenziale. Partiamo dalla sequenziale. Che cos'è la dieta sequenziale? Una dieta sequenziale è una dieta che non guarda tanto al contenuto, cioè al cosa si mangia, ma alla sequenza dei pasti. Cioè, è una dieta che è stata elaborata agli inizi del secolo, inizi del Novecento, dell'altro secolo, non agli inizi, diciamo, verso gli anni 20-30, da un medico igienista, cioè che faceva la natural hygiene americano, che lui disse scoprì una cosa di questo genere, che non soltanto cosa mangiamo influenza la digestione, ma la digestione è influenzata anche dalla sequenza con cui consumiamo il pasto. Ad esempio, se mangiamo prima il piatto cucinato, poi l'insalata e poi la verdura cotta e la frutta, abbiamo un certo tipo di digestione. Se invece invertiamo, mangiamo al contrario, frutta, insalata, verdure cotte, piatto cucinato, la digestione è completamente diversa, cioè nel senso che l'impegno digestivo può essere minore. Quindi non abbiamo, come credono alcuni, un'impastatrice, quindi cambia poco l'ordine del cibo che metto, è importante quindi l'ordine del cibo, veramente importante, ma è importante non soltanto a livello digestivo, ma è importante a diversi livelli. E facciamo degli esempi. Quando noi mangiamo dobbiamo tenere presente che la nostra alimentazione, noi traiamo dalla nostra alimentazione sia i macronutrienti, quelli che vengono chiamati macronutrienti sono i grassi, le proteine e i carboidrati, gli zuccheri, e poi traiamo anche dalla nostra alimentazione i micronutrienti. Quello che noi consideriamo il piatto cucinato è in genere il piatto più ricco di macronutrienti. Mentre quello che chiamiamo contorno normalmente, che può essere la frutta, le verdure crude, le verdure cotte, ma anche le noci, i semi oleosi, sono ricchi di micronutrienti. Normalmente, quando noi mangiamo prima i macronutrienti, la fame di micronutrienti, tra virgolette, diminuisce. Sei d'accordo? Spero. Sì,
Sì, sono d'accordo. Ok, questo è uno dei motivi per cui si consiglia di mangiare sempre con la dieta sequenziale, che rende la dieta sequenziale, che adesso vi dirò, non è adatta a tutti dall'inizio. Uno arriva alla dieta sequenziale, cioè la dieta sequenziale organizzata frutta, insalata, verdura cotta, piatto cucinato come sequenza, però all'inizio molte persone possono non tollerare la frutta. Poi spiegherò il motivo, per questo all'inizio può essere fatta insalata, verdura cotta, piatto cucinato. Immaginate che sia invitato a pranzo da una persona che dice: guarda, ti preparo un bel primo piatto. Un bel primo piatto cosa potrebbe essere? Tagliatelle. Tagliatelle. Tagliatelle ai funghi porcini, senza entrare nell'ambito carboidrati, troppo ricco di carboidrati, cibo dell'agricoltura, un piatto di tagliatelle. Io vado e mi presenta il piatto di tagliatelle. Io le posso gradire come sono buone e ne ordino, non è che ne ho richiesto, ce n'è avanzato qualcosa e mangio il secondo piatto. Dopo che ho mangiato il secondo piatto di tagliatelle, quanto desiderio potrò mai avere dell'insalata? Molto poco. Della verdura cotta? Molto poco. Della frutta? Ancora peggio. Ma perché? Poi? Ecco. Solo per una questione di fame, di sapore, di pienezza, perché? Allora, la prima cosa forse è un fatto di sapore. Il piatto cucinato in genere ha sapori più intensi. La frutta e le verdure crude. Le verdure crude, se sono condite, ma anche con il condimento, non hanno un sapore molto forte. Le verdure cotte possiamo insaporirle di più. Ma in genere il piatto cucinato ha un sapore molto più forte e intenso. Come quando una persona beve del vino, prima beve un vino più leggero e poi un vino più pesante. Se inizia dall'inizio con un vino più pesante, il sistema poi non gradisce, non riesce a godersi delle peculiarità del vino più leggero. Allora, sempre ritornando, allora, quando io invece vado sempre, sono sempre invitato, il mio pensiero è sempre il piatto di tagliatelle. Dice: guarda, stanno ancora cucendo, ti ho preparato una macedonia. Chiaramente la macedonia è gradevole, è piena di micronutrienti, io la mangio e incomincio a soddisfare in parte quella che è la mia ingordigia o quella fame famelica, quella voglia di cibo. Dopo arriva l'insalata, io la mangio perché ho fame. Però mangiando la frutta, l'insalata e poi le verdure cotte, prima di tutto occupo spazio nell'apparato digerente, il che non guasta. Poi succede anche un'altra cosa che è ancora più interessante, io faccio un pieno di micronutrienti, vitamine e sali minerali, che sono fondamentali per la nostra salute e fondamentali per poter gestire i macronutrienti. Dobbiamo sapere che la nostra società, così ricca nell'alimentazione di macronutrienti, in realtà è poverissima di micronutrienti e per questo non riusciamo a utilizzare al meglio quello che è il nostro cibo, quello che è il macronutriente che mangiamo dopo. Allora io ho mangiato la frutta, l'insalata, la verdura cotta. Adesso che arriva al piatto cucinato, io lo mangio con gusto o butto nel cibo cucinato, cioè quella che è la fame, tra virgolette, cioè il desiderio di mangiare. In realtà sono più tranquillo, la voracità io l'ho buttata prima in frutta, verdura cruda e verdura cotta. Il piatto cucinato non c'è più la voracità e me lo posso gustare. Molte persone dicono sì, lo gusto di meno perché non c'è la voracità, tra virgolette. È anche vero, ma io non voglio buttare la voracità in un piatto che già mangerei anche se non avessi fame o desiderio di mangiare. Allora il punto è, ecco, di buttare quella che chiama la voracità in frutta, in verdura cruda, verdura cotta, ci aiuta a gestire meglio il piatto cucinato. E questo può essere utile anche per chi vuole perdere peso, tornare in forma, cioè Allora, mangiando poi magari, alcuni direbbero di più, comunque ecco, puoi ok. riuscire a. Sì, no, chiaro, questa non è una domanda che piace a una persona, ma se io mangio solo il piatto cucinato E tolgo e tolgo frutta, le verdura. frutte e verdure, eccetera, mangio di meno, dovrei dimagrire. In realtà le cose non vanno così. Prima di tutto, se io non mangio cibi con micronutrienti, io posso avere una fame, tra virgolette, atavica. Cioè, cosa vuol dire? Noi abbiamo fame o desiderio di cibo per diversi motivi. Abbiamo le nostre voglie, le Per nostre fame voi, mentali, desiderio di cibo per. unici e grandiosi complimenti.
Chiara, buon aiuto. Sì, ciao Chiara. Ciao Chiara, anch'io, grazie, grazie. Ok, continuiamo allora. Sì, saluto, no. Chiara dice anche, io penso all'anguria, non alle tagliatelle, al più a cuori di bue e cetrioli. Ah, cuore di bue e cetrioli, va bene. È buono anche quello, va sì. Bene. Non è un cibo cucinato. Ecco. Ok, allora il punto centrale, dobbiamo tenere presente che molte persone hanno fame non soltanto perché hanno voglia di mangiare, perché hanno una crisi ipoglicemica o per tantissimi altri motivi. Molte volte si ha fame per mancanza di micronutrienti. Nel momento in cui mancano i micronutrienti e mangiamo cibi ricchi di macronutrienti, la fame non viene mai soddisfatta. Allora il fatto di mangiare prima cibi ricchissimi di micronutrienti, da un certo punto di vista, allenta quelle che vengono chiamate morsi della fame fisiologica dovuta a carenza di micronutrienti. Faccio un esempio, una persona mangia il piatto di tagliatelle, il corpo ha bisogno di micronutrienti, mangia il piatto di tagliatelle e non trova i micronutrienti. La prima cosa che ti dice, mangia ancora. Noi continuiamo a mangiare e lo stop istintivo non è più legato al fatto che abbiamo soddisfatto i bisogni primari di macronutrienti e di micronutrienti, ma smettiamo di mangiare perché la pancia è piena e non ce la facciamo più a mettere qualcosa nel nostro apparato digerente. Ok? Sì, Francesca ci dice, io ho provato la dieta sequenziale con i suoi consigli e devo dire che la differenza si sente. È vero. Eh sì, no, è banale, questo qui è di adesso fra poco mi verrà in mente, di un igienista americano, e lui non la chiamava dieta sequenziale, lui la chiamava dieta strati successivi, perché spiegava una cosa, quando noi mangiamo, giustamente come diceva Gemma prima, il nostro apparato digerente non è un'impastatrice, ma quello che mangiamo all'inizio va al fondo dello stomaco e viene assorbito, digerito per primo. Però c'è un problema qual è? Che nel momento, ad esempio, che mangiamo prima il piatto cucinato va nel fondo dello stomaco, poi gli mettiamo sopra la frutta normalmente abbandonerebbe lo stomaco nel giro di mezz'ora, un'ora massimo. Quando mangiamo la frutta sopra il piatto cucinato è costretta a rimanere nell'apparato digerente, nello stomaco, per diverse ore e potrebbe fermentare. È un problema legato principalmente alla frutta, non tanto alle verdure. Le verdure invece, mangiarle prima, servono uno per gustare cibi ricchi di micronutrienti e poi formano una specie di nido in cui accolgono il piatto cucinato che diventa, tra virgolette, meno aggressivo per l'apparato digerente. Per capire è molto utile l'esempio, non so se l'abbiamo già fatto nel video del perché mangiare l'insalata prima, quello del tunnel. Ah, quello del tunnel, sì, ok. Mm-hmm. Lo vuoi ripetere tu, no? No, vai. Ok. L'idea del tunnel è questa, se ci troviamo di fronte, qual era? Il tunnel del Monte Bianco dovrebbe essere o qualcosa del genere. Una galleria. Nel momento che arrivano tre macchine contemporaneamente, un Ferrarino, un 1200, un 1500, una 500, vecchie, come si chiama, cilindrate. Quale facciamo partire per prima? Cioè prima la Ferrari, prima la 500 o prima il 1200? Se noi facciamo partire prima la 500, poi il 1200 e poi il Ferrari, ci accorgeremo che la 500 viene raggiunta dalle altre due macchine in pochissimo tempo, non possono sorpassare e si possono ingolfare. Per questo mangiare cibi all'inizio che hanno una velocità digestiva maggiore, che è la frutta che non viene neanche digerita ma abbandona subito l'apparato digerente, mentre le verdure, queste noi non le digeriamo nello stomaco, però danno acqua, micronutrienti che possono essere utili per la gestione del piatto cucinato. E questo c'era. C'era, sì, utile. C'era qualche altra domanda? Non lo so, non so anche tu, Rossella, hai qualche domanda? Se no, c'è un'altra cosa da dire, mangiando... Ok. No, prego, vai avanti, poi arrivo io con le domande. Ok, sempre rispetto alla dieta sequenziale, sapere un'altra cosa, che
la capacità digestiva, cosa vuol dire? L'impegno digestivo paradossalmente diminuisce utilizzando questa sequenza. Molti mi chiedono, ma esistono studi scientifici su questo? Per me non esistono. Quello che esiste è la pratica della maggior parte delle persone che adottando questa dieta di tipo sequenziale si è accorta che la digestione migliora senza cambiare il contenuto, cioè la quantità di cibo. Anche se nel lungo periodo, facendo la dieta sequenziale, ci si accorge di aumentare il contenuto o il consumo di frutta e verdura e diminuire quella del piatto cucinato. Perché se, essendo mangiato verso la fine e essendo soddisfatti sempre di più da frutta, verdura cruda e verdura cotta, il piatto cucinato non diventa così prioritario e fondamentale come lo era prima. Frutta, intendi anche una banana prima di mangiare, mezz'ora prima? Allora, ecco, la banana anche, ma io quando si parla di frutta, si parla di frutta più, leggermente più acquosa. Ok, qualsiasi anche tipo di frutta. Carboidrato comunque. Sì, diciamo, e da un impegno, cioè non dà tutti i vantaggi della frutta più acquosa, perché in genere si mangia la frutta prima perché non dà impegno digestivo, mentre la banana può dare un piccolo impegno digestivo, e poi gli altri tipi di frutta sono ricche di acqua e la banana non è così ricca di acqua. È vero, ho fatto un'esperienza ieri ed è diverso mangiare frutta di un certo tipo un quarto d'ora, mezz'ora prima di mangiare, e invece la banana è diversa, è come mangiare, non dico un panino, ma comunque è un carboidrato. È diverso, c'è più impegno digestivo, ma le banane vanno benissimo, ovviamente, c'è la dieta delle banane fatta in un certo periodo che può essere veramente ottimale. Sì, anche il frullato con la banana comunque. Frullato sì. Con la banana è saporito. Sì, è quello che viene chiamato il latte di banana. Il primo che lo, non è che l'ha scoperto, che l'ha promulgato, è un dentista americano, e diceva che era molto utile anche per fortificare i denti. Non so quanto è vero, però il latte di banana è molto semplice da fare: frullare delle banane con acqua e casomai un paio di datteri. Molto buono. Ah, è un paio di datteri, eccezionale, messo in frigo d'estate, adesso che arriva non è male. Senti, ma anche banana, mele e carota, cosa ne dici? È un'altra cosa, questo qui di cui parlo prima è un latte proprio. La carota si adatta alla... Perché, vabbè, carote e pomodori va bene per fare questi... No, va bene, ma non l'ho mai bevuto, questo allora non ti so dire. Allora non puoi dirlo, niente, allora farò io l'esperienza, l'esperimento, e poi ti dirò. Sia buonissimo come sapore, però puoi provare. Come... bravo, poi mi telefono. Parliamo di dieta... vabbè, faccio la cavia. Dieta chetogenica. Passiamo alla chetogenica. No, la dieta chetogenica. Vuoi aggiungere qualcosa sulla dieta sequenziale? Perché a me piace molto. Se ci sono delle domande sulla dieta sequenziale, ci sarebbe da discutere tantissimo, però non so se ci sono delle domande, se no passiamo direttamente alla dieta chetogenica. No, non ci sono domande, ci sono complimenti e commenti personali, nel senso azzerata, la banana impiega 3 ore a confronto di un melone, 10, va bene. Allora, vuoi dire qualcos'altro tu? La sequenziale, vuoi aggiungere qualcosa? Perché allora, la dieta sequenziale è legata solo a questo, anche senza cambiare le nostre abitudini alimentari rispetto al cosa mangiamo. Cambiando solo il come possiamo incominciare ad avere dei miglioramenti. Dopo questi miglioramenti legati al come e la sequenza, possiamo decidere di fare altri passi avanti o fare altri tipi di scelte. Io sono d'accordo con Chiara che scrive carota con pomodori, pare pure di no, pare pure di no. Sono d'accordo, amidi e acidi no, perché creano comunque acidità. Quindi non farò l'esperimento, va benissimo. Quindi banana e datteri mi sembra eccezionale. Domani provo. No, e poi se vuoi fare una cosa ancora più goduriosa, ci metti anche un quadratino, manco due, di cioccolata fondente e hai risolto il problema. E vai, intanto non ho problemi di peso. Va benissimo, perfetto, almeno per ora. Allora, del piatto cucinato non ho capito se proteine o carboidrati, grazie. Franca, grazie della domanda. Allora, quando si parla di dieta sequenziale, come primo approccio, io non parlo del contenuto del piatto cucinato.
L'inizio è, il primo step è, io cambio la sequenza e dopo un poco che ho cambiato la sequenza io acquisisco un'altra abitudine alimentare. Una cosa interessante sull'alimentazione è che noi non siamo in grado di scegliere il nostro modello alimentare. Noi facciamo finta di scegliere, ma quello che noi scegliamo è un automatismo legato alla nostra vita passata. Cioè, nel senso che ognuno di noi ha dei gusti alimentari, delle voglie alimentari, degli schemi, modelli alimentari, che è legato a un qualcosa che abbiamo acquisito. Una volta che l'abbiamo acquisito, cambiare non è semplice. Per cambiare è come se dovessimo acquisire delle nuove abitudini. Questo della dieta sequenziale serve per acquisire un'abitudine che non è legato al cosa, ma è legata alla sequenza. E quando abbiamo acquisito questa abitudine legata alla sequenza, difficilmente si torna indietro. Ma non tutti la fanno. Io mi ricordo una volta un mio zio che aveva delle problematiche digestive abbastanza, non dico importanti, però c'erano, e stava iniziando a prendere dei farmaci. Dice: guarda zio, puoi continuare a mangiare il tuo piatto di pasta, il tuo piatto di carne, quello che vuoi, però mangia prima la frutta, l'insalata, la verdura cotta e poi il tuo piatto cucinato. E lui mi rispose in un modo che poi ho compreso, cioè io non posso mangiare al contrario. Io non posso mangiare al contrario vuol dire una cosa, che io ho un modello alimentare, uno schema alimentare che devo seguire. Anche se mangio le stesse cose di prima, anche la sequenza ha la sua importanza per la maggior parte delle persone. Cioè all'inizio mangiare l'insalata prima è un sacrificio. Non so se è chiaro, è veramente un sacrificio. Dopo qualche settimana non è più un sacrificio, ma è diventato quasi un automatismo e per le persone diventa una bella esperienza. È come quando uno inizia a correre la mattina e comincia ad andare in bicicletta o andare in palestra, le prime 2-3 settimane sono un rompimento di scatole. Poi dopo un poco, quando abbiamo acquisito un certo tipo di abitudine, non ne possiamo più fare a meno. Io direi che adesso dobbiamo parlare di dieta chetogenica. Casomai poi in futuro ci ritorneremo, perché si è aperto un mondo con la dieta sequenziale. Okay. Parlare della dieta chetogenica, vorrei una domanda: cos'è la dieta chetogenica? Gemma, poi ti domando anche a te. A me lo chiedi? Non lo so. La dieta con la quale si va a chetonia, grazie. Ok, qual è la dieta chetogenica per te? Cosa intendi per dieta chetogenica? Che ti manda in chetosi. E qual è la dieta che ci manda in chetosi? E perché ci deve mandare in chetosi? Perché questa è la... queste domande. Prego, ti sei fatto una domanda, ti fa una risposta. Comunque, proteine? Una delle cose che sta nell'immaginario collettivo, si pensa che per andare in chetosi bisogna fare una dieta con proteine e grassi. O no? Sì, più proteine, grassi non ci pensavo, le proteine sì. No, in genere una dieta iperproteica non è una dieta chetogenica, allora hai avuto una cattiva informazione anche sulla chetogenica. Perché devi sapere una cosa, se noi mangiamo più proteine di quelle che il corpo riesce a utilizzare... Ma in acidosi. No, l'eccesso di proteine viene trasformato in zucchero. Ah, quindi per favore, dici tu... Dottor Giuseppe Cocca, che cos'è la dieta chetogenica, quella vera, quella pura? No, perché dice che mangia proteine, così va in chetosi, continua a andare in bagno a far pipì e brucia tutti i grassi. No, e questo è falso, non è così, basta andare anche, penso, su Wikipedia, non è questa la dieta chetogenica. La dieta chetogenica è un modello alimentare che porta al consumo dei nostri grassi, non so, come fonte di energia, e in assenza di zuccheri, perché bisogna dire in assenza di zuccheri esterni e anche di zuccheri interni ricavati da proteine, utilizza principalmente i grassi come fonte di energia e il nostro organismo è costretto a produrre corpi chetonici. Adesso qua bisogna fare un discorso
cerco di semplificarlo molto. Devi sapere, la maggior parte delle persone sa che il nostro cervello va principalmente a zucchero. Ce l'hai questa informazione pure tu, Gemma? Sì. La domanda è sicuro che va esclusivamente a zucchero il nostro cervello? No, non credo, ho sentito che non è solo questo. E lo zucchero, il cervello non va solo zucchero, però secondo te, cioè, invece come funziona il cervello? Allora, il cervello... Con i chetoni? No, la cosa è molto delicata e funziona in questo modo. Noi abbiamo degli assetti, si chiamano assetti metabolici. Assetti metabolici vuol dire che ogni volta che noi mangiamo, il nostro corpo si mette in un certo tipo di assetto o un certo tipo di disposizione per fare le cose. Adesso faccio un esempio. Io dopo ho mangiato, ho energie per farmi una corsa. Un animale tipo il leone, dopo che ha mangiato, ha più energie di prima per correre per prendere un'altra gazzella? No. Scusa, ma dopo che ha mangiato dovrebbe essere pieno di energia? No, perché tutta l'energia va nel stomaco, intestino, per digerire. E digerire? Io, ad esempio, ho molta più energia prima di mangiare che dopo mangiato. Però dipende da quello che mangio, perché se mangio in un determinato modo io ho tantissima energia, se mangio male non ho energia. A te invece cosa succede? Allora, adesso lo chiedo a mia figlia, Gemma, ti te l'hanno mai detto mangia per poter andare a lavorare, mangia per poter fare? Ho voglia, anche a scuola. Cioè, perché i bambini dici mangia così sei sveglio a scuola, così sei più lucido, così hai più energia per fare i compiti? Mangiate la pasta a pranzo, così avete l'energia per fare i compiti. No, non vi è mai stata detta questa cosa, o no? Mangia per avere energie per fare. È capitato anche di sentire mangia perché sei stanco, così ti tiri su. Ecco, mangia che poi ti tiri su. Allora la domanda è, ma se io mangio... Ma dipende cosa mangi, perché se ti mangi... A prescindere da cosa mangio, se io mangio vado in un assetto digestivo. Cioè ogni volta che io mangio, io prendo questo cibo e lo metto nell'apparato digerente. Nel momento che l'ho introdotto nell'apparato digerente, questo è già energia per me o per essere energia deve essere digerito, assorbito, assorbito, stoccato, eccetera, eccetera? Faccio un altro esempio. Se siete costretti a passare davanti a una tigre, preferite passare davanti a una tigre piena di energia che ha appena mangiato o una tigre che non mangia da 7 giorni che non ha proprio energie? Vediamo cosa risponde il pubblico. Chiara, che è qui, che ci scrive: il corpo utilizza energia ricavata dal cibo dei giorni prima. Eh sì, questo è, ok, questo lo riprendiamo. Cioè la cosa interessante è che nessuno... Energia, la digestione toglie energia. Ha risposto, ha detto appena mangiato, cioè un leone che ha appena mangiato. E chiaramente io voglio passare di fronte a una tigre leone che ha appena mangiato. Se non mangia da una settimana... è logico questo, perché se ha appena mangiato sarà sazio. Ma la domanda è, se non mangia da una settimana e non ha mangiato, da dove le prende le energie? Tu cosa dici? Ah, non lo so, questo è il pubblico che deve sapere. Perché noi pensiamo... Il pubblico cosa ci dice? Cioè, però qualcuno l'ha detto, cioè il punto è qualcuno ha detto guardate che noi utilizziamo le energie del cibo che abbiamo mangiato qualche giorno prima, che può essere anche vero. Il punto centrale è che noi non viviamo del cibo che abbiamo mangiato in quel momento. Sì, cerco perché non è ancora metabolizzato, per forza. Cerco di fare un esempio. E negli anni, penso alla fine dell'Ottocento, quando è stata inventata la bufala delle calorie, si è equiparato l'organismo umano a una locomotiva a vapore. Conoscete una locomotiva a vapore? Sì.
Un aerocoagulatore funziona in un modo molto semplice. Si prende del carbone, si butta, non è nella caldaia, che sta bruciando, brucia il carbone che fa bollire l'acqua, e una volta che fa bollire l'acqua produce il vapore, e il vapore fa andare avanti il motore, cioè fa andare le rotaie. Adesso la domanda che mi faccio io: ma noi funzioniamo come una locomotiva, mangio e nel momento che mangio io produco energia? Perché la locomotiva produce energia nel momento in cui mangia. Cioè, come butto il carbone e il legno all'interno della caldaia, nel momento che lo metto viene bruciato e io la locomotiva ha energia a disposizione. Ma noi, una volta che abbiamo mangiato, non abbiamo questa energia a disposizione. Perché una volta che noi abbiamo mangiato, faccio un esempio, prendo una mela, la mangio, masticata, ingoiata, dopo che l'ho buttata giù, questa mela sta dentro il mio corpo o sta ancora fuori il mio corpo? Non è ancora, se... Allora, la mela ha bisogno di un tempo inferiore per essere digerita, però è ancora fuori, non è, è dentro ma non fuori, è dentro. A qualsiasi cosa io mangio delle noci, stanno ancora, non lo domanda a mia figlia perché sennò, o no, gli ho rotto le scatole troppe volte su queste cose. Sì, guarda che ho scritto, Joe, dipende da cosa mangi, perché se ti saturi arriva il blocco post-prandiale. Sì, questo è arrivato, è un altro discorso. Il primo discorso è: una volta che noi mangiamo, il cibo che noi mangiamo viene rielaborato in un tubo che è il nostro apparato digerente, che è esterno al mio corpo. Cioè l'interno dell'apparato digerente è un tubo in cui c'è il nostro microbioma, microbiota, e i nostri enzimi digestivi, che trasformano quello che abbiamo mangiato in qualcosa che noi assorbiamo e diventano nutrienti e macronutrienti. Ma la cosa questo mi sembra molto interessante. La dieta chetogenica è il digiuno. Si va in chetosi col digiuno. Allora, il digiuno è uno strumento con cui andiamo in chetosi, e c'è un motivo ben preciso per cui andiamo in chetosi. Invece la gente dice, pensa e scrive anche in internet che se mangi tante proteine vai in chetosi. Invece io so benissimo che ci sono anche dei prodotti che ti mandano in chetosi. Li bevi e dopo che li hai bevuti è come se fossi stata in chetosi per una giornata, perché hai un effetto chetogenico nel corpo. Comunque, la dieta chetogenica è il digiuno, ti manda in chetosi. Allora, dieta chetogenica vuol dire una dieta che innesca la produzione di corpi chetonici dalla parte dell'organismo. Okay. La domanda che ci dobbiamo porre un'altra è questa: perché il corpo produce corpi chetonici? Questa mi sembra una bellissima domanda alla quale rispondi tu. Ok, allora dobbiamo tenere presente che noi siamo abituati a pensare che il nostro metabolismo, che le nostre cellule sono cellule che vivono di zucchero, cioè nel senso che il nostro metabolismo legato allo zucchero, cioè lo zucchero come fonte di energia primaria. Le cose sono un po' più complesse. Questa è una domanda che faccio a mia figlia, ovviamente, così sei pronta? Dai. Quante riserve di zucchero abbiamo nel corpo? Come boh? Cioè, nel senso, se noi andiamo a zuccheri, è ovvio che dovremmo avere delle riserve. Cioè, sento, per quanti giorni, intendi? Sì, riserve. No, dove si trovano le riserve di zucchero? Non nel dovresti grasso. Sapere. Nel grasso ci sono le riserve di grasso. Giusto. Ma il grasso che diventa zucchero, non era... No, il grasso non è, può anche divenire, non so, però il grasso viene utilizzato come acidi grassi principalmente. Noi prendiamo lo zucchero e lo trasformiamo in grasso. Ok, c'era una trasformazione. Ecco, c'è una trasformazione. Allora, non so, te lo faccio anche a te la domanda: dove abbiamo le riserve di zucchero all'interno del nostro corpo?
qualcuno ha risposto, no? Nel fegato. Noi abbiamo riserve di zuccheri nel sangue, penso che siano 3-4 grammi, 3,5 grammi, cioè che sarebbe la glicemia, cioè che sarebbe l'equivalente di un cucchiaino di zucchero. Poi abbiamo riserve di zucchero nei muscoli e nel fegato. Nel fegato mi sembra che dovrebbero essere, adesso non è che mi vorrei, sono un centinaio di grammi, poco di più, o 100 grammi, mi sembra 400 nei muscoli, però andate a controllare. Fegato e muscoli. Come? Chiara ha risposto, fegato e muscoli. Fegato e muscoli. Per scrivere in fretta, ma ha vinto, ha scritto giusto. Fegato e muscoli, noi abbiamo le riserve di zucchero, ma queste riserve di zucchero, se noi stiamo a digiuno, per quanto tempo ci fanno vivere? E questa è la domanda. La domanda seria è questa: nel momento che noi non mangiamo, ci mettiamo a digiuno, le riserve di zucchero che abbiamo, per quanto tempo ci fanno sopravvivere? Per pochissimo tempo. Perché abbiamo pochi grammi nel sangue, cioè vuol dire che viene subito, e abbiamo, mi sembra, 100 grammi nel fegato e 400, non mi vorrebbe dare, nei muscoli. Ciò vuol dire che noi abbiamo pochissime calorie a base di zuccheri per sopravvivere. Allora, quando noi digiuniamo, prima iniziamo a consumare in parte questi zuccheri di deposito, ma un giorno già vengono fatti fuori. Poi in parte trasformiamo le proteine in zuccheri e poi c'è un altro aspetto molto importante: durante i primi giorni di digiuno vi è un concetto, un qualcosa che si chiama autofagia, distruggiamo, facciamo manutenzione interna, distruggiamo cellule malate, proteine denaturate, eccetera, cioè tutto quello che non serve più nel nostro corpo viene utilizzato come fonte di energia. Abbiamo Susanna Bortoluzzi, che, ciao, ti saluto Susanna, una cara amica. Sono circa 400 grammi di zucchero di riserva nel fegato sotto forma di glicogeno. Perfetto, allora se non c'è grammi e 400 nel fegato, se mi ricordavo bene. Ma questo vuol dire che 100 grammi di zucchero sono pochissime calorie. E questo è il punto, sono veramente poche. Possiamo sopravvivere, cioè mezza giornata se guardiamo la televisione. Questo per farci comprendere che se abbiamo un'emergenza, gli zuccheri non li abbiamo più a disposizione. E quindi cosa facciamo? Il nostro corpo all'inizio produce un po' di zuccheri partendo dalle proteine o facendo autofagia, cioè prendendo zone del, cioè facendo manutenzione interna. È come se il corpo dicesse: mentre che faccio manutenzione interna, una parte della manutenzione che faccio, cioè mi mangio le cellule che non servono, gli organuli che non servono, le utilizzo per fare energia. Ma una volta che ha fatto questo, il corpo fa una cosa molto intelligente. Prende le riserve di grasso e le utilizza per andare avanti. Brucia. E il grasso come fonte di energia. Nel momento che utilizza il grasso come fonte di energia, ovviamente, e non ha zuccheri a disposizione esterni, il corpo produce corpi chetonici, che servono principalmente per alimentare il nostro cervello. Voglio dire due parole sui corpi chetonici e il nostro cervello, ma più che altro sarebbe la nostra mente. Quali erano i motivi per cui i saggi di una volta, i maestri spirituali digiunavano, o anche grandi scienziati digiunavano? Per diventare più lucidi. Ho digiunato per 40 giorni e 40 notti. Perfetto. Questo per un solo motivo, per diventare più lucidi. Chiaro, infatti il digiuno ti porta a una lucidità, io l'ho sperimentato e so che è eccezionale, ma anche okay. Una giornata, le 24 ore, fa molto, da mezzogiorno. Ok, dipende un attimo in che stato è la persona, secondo lo stato si reagisce al digiuno in un certo modo. Ma la domanda che io mi sono fatto e che noi ci dovremmo fare: perché il digiuno rende la mente più lucida?
E perché il digiuno non indebolisce, se non nelle prime fasi del digiuno, quando le persone sono in autofagia e fanno manutenzione interna, casomai ne parleremo più avanti. Le pulizie sta facendo il corpo, allora sei stanco perché butta fuori Ecco, la se fa le siccome. pulizie, ma il punto centrale, se durante il digiuno noi ci sentissimo deboli, vorrebbe dire che basterebbero 2 giorni di carestia, cioè di mancanza di cibo, per rimanere a casa e non avere energia per procurarsi il cibo. Mentre il nostro corpo reagisce al digiuno diventando mentalmente più lucidi e fisicamente più scattanti. Perché durante il digiuno il corpo si attrezza a procurarsi il cibo con più forza e più energia. Verificato, è perfetto, è verissimo così. Da quando ero ragazzina che lo provo e per esperienza personale, senza aver letto libri, l'avevo capito e sperimentato. Pensa che a 18 anni facevo i digiuni anche di 4-5 giorni, i primi due stavo malissimo, gli ultimi tre sarei andata avanti perché avevo un'energia, una forza incredibile, la pelle stupenda, occhi così, cioè magnifico. E quindi Magnifico. quanto l'hai fatto il digiuno? Hai provato? Beh, dai, lo Ma sai. voi No, 28 giorni l'avete fatto. Tu l'hai fatto 28 giorni? io l'ho fatto in 30 giorni, mia figlia solo una settimana, pensa. Anch'io massima sono andata una settimana, non di più. Adesso lo faccio perché se mangio una volta al giorno sono automaticamente nelle 24 ore. Comunque è eccezionale, mi piace molto. Un attimo C'è solo. Rosaria che dice, facendo un unico pasto al giorno e seguendo l'ordine sequenziale, si va in chetosi? Allora, per andare, si può andare normalmente in chetosi, io penso di sì. Qua dobbiamo tenere presente un aspetto. Ah, prima volevo ritornare al discorso di prima. La cosa importante da comprendere è che il nostro organismo, quando va in chetosi, è come se andasse, non mi piace il termine sotto stress, ma andassi in emergenza cibo. Cioè il corpo dice: se ci sono zuccheri, io perché mi devo alzare dalla poltrona per fare qualcosa, visto che sono soddisfatto? Il nostro corpo si attiva nel lavoro, ci dà energia alla mente e al fisico, solo se deve fare qualcosa. Se ho un dolcetto a disposizione, ma perché mi devo muovere? Noi dobbiamo tenere presente che noi non siamo stati progettati per vivere nelle città o vivere in appartamenti dove tutto ci è dato, cioè nel senso apro il frigorifero tutto quello che io desidero. Nel momento, quando vivevamo nella foresta o vivevamo nella savana, le cose erano completamente diverse, ma anche nelle prime fasi dell'agricoltura. Cioè, cosa voglio dire? Che in quelle fasi bisognava lavorare per procurarsi il cibo. Che le persone lavoravano, si procuravano il cibo, dopo che si erano procurati il cibo, si riposavano, digerivano, si riposavano e poi a digiuno ricominciavano a procurarsi il cibo. Mentre a noi umani ci hanno dato una favoletta, mangia per avere energie. Quando una persona mangia 1 o 2 volte al giorno, in realtà il corpo si mette in una situazione in cui migliora la digestione, riesce a fare manutenzione interna e poi ha energie per fare. Il discorso è complesso, è difficile farlo anche in 1 ora, 2 ore, adesso ne sto scrivendo un libro su questo. Quello che dobbiamo comprendere. Chiederti proprio se avevi scritto, scrivi un libro su questo, ma Eh dieta no, io lo sto scrivendo. cetogenica è cetogenica. Perché la cosa interessante è che le notizie che vi sto dando le sappiamo, cioè non sono cose nuove, il punto è come organizzarle fra di loro. Certo. Ora, parliamo un attimo del triangolo delle energie. È ovvio, allora, che se io mangio un piatto importante, dopo aver mangiato quel piatto importante, la maggior parte delle energie si trovano nell'apparato digerente. Se ho energie nell'apparato digerente, come faccio ad avere energia nei muscoli o nella testa? Il corpo dice: adesso digerisco, perché mi devo attivare a procurarmi il cibo? Ma io lo sento proprio, l'energia va tutta lì e digerisce. Chiaro, lo sento adesso che non ho 18 anni. A 18 anni potevo mangiare molto di più e avevo energia all'infinito.
Qua dobbiamo tenere presente anche un'altra cosa. L'abitudine di mangiare 5-6 volte al giorno è molto recente. In genere la maggior parte delle popolazioni occidentali hanno mangiato una volta al giorno in maniera importante e facevano due pasti satellici, cioè una piccola colazione e una quasi inesistente cena. La cena è stata inventata da poco per noi occidentali, perché prima la cena era un frutto, un pochettino di pane con la marmellata, l'orzo, cioè una minestrina calda. La cena era qualcosa giusto per non andare a letto digiuni, ma si faceva un pasto al giorno. E il pasto al giorno era collegato anche a movimento, attività fisica. Il nostro corpo ha bisogno di fare movimento, attività fisica per migliorare anche la digestione. Vi do una frase di Steiner che mi piace molto. Lui diceva: le attività delle membra, che sarebbero dei muscoli, migliorano la digestione. Cioè vuol dire più ti muovi e più rinforzi l'apparato digestivo. In questa società noi ci muoviamo poco, se ci muoviamo poco non abbiamo un apparato digestivo all'altezza. Adesso ritorniamo un attimo nella chetogenica. Allora, il punto centrale è come arrivare in chetosi. Il modo principe per andare in chetosi è ovviamente il digiuno, ma deve essere un digiuno che deve essere almeno di 2 giorni. Se si fa un digiuno inferiore ai 2 giorni, 2 o 3 giorni, a meno che non si è abituati e non si è già in assetto chetogenico, non si va in chetosi. Cioè una persona che fa un'alimentazione normale non va in chetosi facendo la dieta facendo 2 giorni di digiuno. Però c'è un altro aspetto che bisogna dire. La chetosi serve esclusivamente o principalmente per avere energie, per muoversi, fare attività. Ma se noi facciamo dei digiuni più brevi, saltiamo un pasto, saltiamo ad esempio la colazione, mangiamo una volta al giorno, questo non è lo strumento principe per andare in chetosi, questo dipende da come è organizzato il pasto. Ma dobbiamo tenere presente una cosa che è fondamentale. Cosa fa il nostro corpo durante il digiuno? Il nostro corpo durante il digiuno fa 3 cose principalmente. No, ne fa 4. La prima cosa che fa durante il digiuno è che digerisce quello che abbiamo mangiato. Cioè, il digiuno inizia dopo un pasto, ovviamente. 4, 5, 6, dipende da quello che si è mangiato. Dopo, più è pesante, più ore per digerire. Ma io qualsiasi cosa ho mangiato, nel momento che ho mangiato vado in digiuno. E nella prima fase del digiuno io attivo i processi digestivi. La maggior parte di energia si trova nell'apparato digerente e attivo la digestione. Dopo la digestione, sempre durante il digiuno e se non mangio, io assorbo quello che ho mangiato e i nutrienti vanno in circolo. Nel momento in cui i nutrienti, micro e macronutrienti, vanno in circolo, si attiva l'insulina. La quantità di insulina dipende da cosa si è mangiato, ma non ne parliamo adesso perché è complesso, però normalmente si attiva l'insulina. Se abbiamo mangiato cibi raffinati, tipo amidi o farinaci, si attiva molte volte più del necessario. Una volta che si è attivata l'insulina, il corpo si mette in un assetto diverso, si chiama un assetto stoccaggio, cioè prende quello che noi abbiamo mangiato e mette a deposito. Come quando una persona va a fare la spesa, una persona mette le buste sul tavolo, qualcosa si può mangiare, ma la maggior parte delle cose non le mangia, le mette nel frigorifero, nel congelatore, nella credenza. Chiaro? Le mangia dopo. L'insulina serve proprio a questo, a stoccare tutto. Dopo aver stoccato con l'insulina, c'è un altro aspetto ancora interessante. Si abbassa l'insulina e aumenta il glucagone. Quando aumenta il glucagone, il corpo si mette in un altro assetto, che è un assetto autofagico. Che cosa vuol dire? Il corpo fa manutenzione interna.
questi i momenti in cui piace tantissimo. E a me piace tantissimo, non so a te Gemma, ma c'è e più si va avanti con gli anni, più quando il corpo fa le pulizie lo si vede al mattino appena alzati allo specchio. Noi donne sì, siamo davanti allo specchio, proprio la pelle è qualcosa di meraviglioso, gli occhi, il colore, ma tutto, tutto proprio, ma la pelle è uno specchio, gli occhi sono trasparenti. Ok. Vengano le pulizie di primavera. LV426 chiede: per chi fa una dieta crudista, un digiuno di 24 ore ti manda in chetosi o facendo crudismo si è già in chetosi? Allora, facendo crudismo in genere si è già in chetosi, in genere. Poi bisogna vedere che tipo di crudismo, perché ci sono tanti tipi di crudismo. Cioè il crudismo poi dipende quanti. Allora, nel crudismo in genere si fa la dieta che facevano le scimmie antropomorfe nella foresta, non si consigliano i due pasti al giorno, che sono pochi, ma si fanno più pasti, anche perché l'impegno digestivo è molto diminuito e la fase autofagica quasi non esiste perché il corpo è abbastanza pulito. Ma non è il problema della maggior parte delle persone. E chi fa crudismo sta quasi in chetosi, senza nessun problema. L'unica cosa nel crudismo è valutare se si mangia abbastanza, cioè se il corpo ha abbastanza macronutrienti per andare avanti, perché i micronutrienti ci sono in abbondanza. Questo perché non abbiamo più la vita e i prodotti che vi erano una volta in circolazione. Anche per la dieta fruttariana? Ma non c'è neanche l'aria che c'era una volta, cioè non c'è. Sulla dieta fruttariana ci sono sempre cose da valutare. Che tipo di frutti, da dove vengono? Ricordiamoci che quando noi facevamo la dieta fruttariana non stavamo in Italia, neanche in Sicilia, stavamo nelle foreste. E nella foresta c'era una varietà di cibi incommensurabili che adesso ci sogniamo. E la terra non era questa terra. Non avevamo questa testa, un altro stile di vita. Non avevamo questa terra, la terra. E anche. L'acqua. Poi la frutta della foresta non è la mela, ecco, no. Non sono le mele, non sono nespole, vi sono dei frutti molto ma molto più complessi anche come struttura. Bene, ma noi siamo in Italia e dobbiamo mangiare il cibo qua. Allora Gigi chiede: nel crudismo si possono mangiare animali? Sì, perché esistono vari tipi di crudismo, c'è il crudismo vegetariano, il crudismo vegano, il crudismo onnivoro, quindi dipende dalla scelta che fai. Allora, c'è uno dei crudismi più famosi all'interno, diciamo, del movimento crudista, è quello dell'istintoterapia di Burger, che è un francese, in cui si mangia tutto, principalmente frutta e verdura, però è legato al desiderio. Chiaramente la carne e i pesci si mangiano in genere seccati, e non soltanto, o se no frollati. Però ecco, qua non voglio entrare nella diatriba, però il crudismo, quello delle origini, era quello delle scimmie antropomorfe, era più onnivoro che vegano o vegetariano, perché questa è una scelta culturale di noi umani. E adesso ritorniamo al discorso. Allora, durante il digiuno, io so, nella fase digestiva, nella fase di stoccaggio, poi faccio riparazione interna. La riparazione interna è quando ci sentiamo deboli, molte volte il corpo sta lavorando all'interno. Noi che non siamo abituati a comprendere le strategie del nostro organismo, quando ci sentiamo deboli, senza energie, non percepiamo che il nostro corpo sta lavorando su un altro piano, che può essere la digestione, manutenzione interna. Prendiamo uno stimolante e riportiamo energia al muscolo scheletrico. Mentre se noi queste fasi le accompagniamo con intelligenza, ma c'è tutto un lavoro per vedere come arrivarci, poi arriviamo dopo la fase di autofagia nella fase chetogenica, in cui abbiamo la maggior parte delle energie pronte, i corpi chetonici che attivano il cervello, che diventa più pronto, diciamo più reattivo, e abbiamo gli acidi grassi e i corpi chetonici che fanno funzionare al meglio sia il cuore che i muscoli. Va bene, io direi che abbiamo affrontato un po' tutto. Noi ci dobbiamo rivedere a fine mese
per l'ultimo evento prima delle ferie, perché non so se a luglio farò ancora qualcosa. E ti ricordi tu il titolo, Gemma, del prossimo evento? O tu, no. Giuseppe? No, neanche io, non me lo ricordo. E la data invece è il 24, mi sembra. Comunque, okay. Tanto ci sono i nostri volantini, ci sono la tutti. Newsletter, comunque, sì. Sì, intanto lo comunichiamo con la newsletter, poi gli amici di Sapore del Sapere ci seguono e si collegheranno senz'altro. Poi insieme, sia io che te, Gemma, diffondiamo nell'etere la comunicazione con tutti i tuoi amici e i nostri. Mi ha fatto molto piacere, me lo risentirò per imparare meglio la lezione, visto che è molto le cose sono molto complesse, le ho un po' elementarizzate, bisogna vedere le cose da un altro punto di vista e dal punto di vista dell'organismo e di come utilizza le energie, perché noi siamo convinti che il nostro corpo, avere energia vuol dire essere pronti e scattanti, mentre il corpo utilizza le energie anche per la manutenzione interna e per la digestione, e in quelle fasi non siamo né pronti e né scattanti. Infatti, è vero, è verissimo. Tutto quello che hai detto, comunque, domandina a te, è per tutti o dipende dal pianeta uomo, da corpo a corpo? Un diabetico, dipende da persona. C'è un aspetto che sta facendo la chemio, un malato di reni, cioè bisogna essere sempre seguiti da un professionista nel momento in cui si fa un passaggio da un certo tipo di alimentazione ad un'altra, e sapere un'altra cosa, che il modello alimentare è una procedura, cioè delle cose che noi facciamo, ma la cosa più importante non è la procedura e il cosa, è qual è il mio atteggiamento, i miei pensieri, le mie convinzioni rispetto a quello che sto facendo. Cioè, se la procedura non è accettata dalla persona, anche la procedura migliore non funziona. Delle procedure anche non ottimali, se hanno il pieno coinvolgimento della persona, possono dare dei risultati. Certo, e comunque tutti quelli che ci ascoltano, che ci ascolteranno, devono valutare con il proprio medico, prima di tutto loro, il loro stato di salute. Allora, la prima cosa... patologie importanti, valutazione con il proprio medico. Il punto, ecco, quello della dieta sequenziale è qualcosa che più o meno possono fare tutti, sperimentano e si valuta velocemente. Per altre cose, diete chetogeniche, digiuno, essere sempre seguiti da un professionista, almeno all'inizio. Ecco, chi ha la fibromialgia può fare la chetogenica? Non è un problema di chetogenica, è fare un'alimentazione che sia fisiologica per quella persona e dare spazio all'organismo di poter digerire meglio, perché il punto centrale è che noi ci siamo dimenticati che dobbiamo digerire. Ci accorgiamo della buona digestione da come andiamo di corpo. Se non andiamo bene di corpo, vuol dire che la digestione è saltata. Dovremmo andare benissimo. Come? Se arriva, come dice Gemma, che mi è piaciuta tanto la sua trasmissione sulla cacca, con le caprette, allora vuol dire che c'è qualche problemino con... Se non abbiamo una cacca buona, vuol dire che il sistema non funziona. Allora, la prima cosa è la digestione. Quando siamo riusciti a digerire meglio, si inizia a discutere di altro. Infatti, malattie autoimmuni, con la dieta chetogenica, andare in chetosi con una tiroidite di Hashimoto, tanto per andare, o artrite reumatoide. Allora, non è la dieta chetogenica in quanto tale, è fare un modello alimentare per cui dopo, perché le diete chetogeniche ce ne sono una cinquantina che vengono pubblicizzate e molte anche vengono chiamate chetogeniche, sono poche chetogeniche. Chetogenica è la dieta fisiologica per l'organismo umano da quando abbiamo abbandonato la foresta. Chetogenica vuol dire una dieta in cui noi abbiamo il massimo delle energie quando stiamo in uno stato che possiamo chiamare quasi di digiuno. Quasi di digiuno.
quasi di digiuno, cioè, la nostra vita non è finalizzata al mangiare, ma è finalizzata in natura, vuol dire, questi problemi noi non ce li ponevamo, perché il cibo non era abbondante, per procurarteli bisognava lavorare molto. Allora noi, col consumismo sono saltati tanti di quegli aspetti fisiologici per cui il nostro organismo va in tilt. Il nostro organismo è stato abituato e si è evoluto con carenza di cibo. O più carenza di cibo, lavorare molto per procurarselo. Bene, mi ha fatto molto molto piacere seguirti, ascoltarti, sapere che cosa c'è dietro la parola chetoni, chetogenica, eccetera. Sapevo del digiuno, sapevo abbastanza, ma non se ne sa mai abbastanza. Quindi ecco, hai approfondito con semplicità e chiarezza e ti ringrazio. Allora, molte volte si associa il nome di una patologia a un tipo di cura. Le cose non sono così, perché quello che noi chiamiamo patologia è legato sia a un modello alimentare, a un modo di pensare, a un modo di vivere. Ci sono tanti aspetti da valutare, per cui la dieta è molto importante, ma non è soltanto la dieta. Una domanda per Gemma: se si va di corpo regolarmente, ogni 2 o 3 giorni, è un problema? Tu che sei esperta nei tuoi video con papà, risponde... Ogni 2 o 3 giorni è un po' pochino, secondo me. Poi tu come dipende, dipende una persona come cosa si sente. Dipende. Un saluto a tutti, grazie per la presenza di questi amici su Facebook, su YouTube, eccetera. Grazie Gemma, grazie Giuseppe. Ci vediamo fra 15-20 giorni, quello che è. Va bene. Un abbraccio virtuale ma di cuore. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie al team di Sapore del Sapere per la collaborazione. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Buona serata. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.